Bene, abbiamo smontato un oblò di nota marca perché abbiamo rifatto dei maccheroni che c'erano, vedete, qui è stato messo qua anche questa guarnizione. Normalmente l'oblò, vabbè, facciamo la pubblicità, va bene, manco un caffè mi pagheranno, comunque questo è Dometic. Sotto nella cornice del Dometic, perché questo qua è un 2016 come oblò, è un po' vecchiotto, no? Credo 2016, vabbè, comunque vedete che all'interno c'è già una guarnizione, su è un OR che va tutto intorno al perimetro. Qua si vede che c'è, no, si vede, questo è il famoso camper che già ci hanno rimesso le mani. Adesso togliamo tutto e dopo lo andremo a rimontare, e quando lo rimontiamo non ci mettiamo del silicone come tutti sento dire che sicca, qua ci mettiamo il Terrostat. Perché? Perché secondo me è la soluzione migliore, perché il sicca diventerebbe duro e comunque sopporta, sono troppo i materiali diversi che sopportano dilatazioni, vibrazioni e tutto, perciò io preferisco metterci una cosa un po' più morbida che si adatti a tutte le cose. E mi raccomando, poi non andate a metterci silicone da vetri, silicone di quelli che diventano duri, perché tante volte io vedo dei siliconi, che bel lavoro che sto facendo sul cofano della mia macchina, si vede mia moglie mi inchiappetta. Allora, tornando qua, tiriamo via tutto questo, non mettete dei siliconi del Kaiser, perché io tante volte vado a smontare e vedo che vengono fuori belli pruliti, perché hanno solo formato una guarnizione praticamente che è secca, c'è cioè tutto come un circuito stampato, e viene via l'oblò di pari patto senza aver fatto, senza rimanere attaccato. La bella bega del Terrostat è che toglierlo è un casino, perché ci vuole due controballe, e tante volte conviene più cambiare l'oblò piuttosto che, quando leggo c'hai un oblò usato, ma l'oblò usato ce l'ho, costa 50 euro, va bene, nuovo, lo vuoi usato, cosa mi vuoi dare? Dopo ci vuole due ore per metterlo a posto, fatelo te, poi casomai sono anche già belli cotti dal sole, che cacchio di risparmio avete fatto? Cioè, io continuo a dire, il camper purtroppo è un giocattolino che costa troppo per uno che vuole pensare solo a risparmiare. Il camper costa dei soldi, ragazzi, c'è poco da fare. Vedo della gente che compra camper per risparmiare 2 lire, perché poi me lo faccio io, poi fanno dei baccelli o comprano dei camper che costano poco e valgono niente. Il discorso è presto fatto, conviene tante volte cambiare dei pezzi, su una cosa del genere, che costa per l'amor del cielo, no, però quando bisogna rimontarlo bisogna fare le cose come si deve. Quando andate a fare le sigillature, mi raccomando, non pensate che serva molto a fargli il giro dei contorni, conta più questo, e ci sta degli anni, che il contorno fatto così, per prendervi poi 400 euro, diciamo bene, poi dopo c'è sempre mio cugino che li può fare, anzi potrei dire, io ne ho tanti di cugini, potrei chiamarveli, indicarveli, ma sicuramente non viene fuori un bel lavoro. Va bene ragazzi, un'altra dritta, fateci conto, YouTube va bene, ma non è tutto oro quello che luccica, c'è tanta improvvisazione,